Ciao a tutti amici di Calcio Camuno, vorrei parlarvi di comunicato ufficiale numero 52 della Lega Nazionale Dilettanti, un comunicato che è uscito il 10 di agosto, quindi in un periodo in cui sì, molti sono già al lavoro, il calcio si è già mosso, però il grande pubblico è un pochettino distratto perché siamo in pieno periodo di ferie. E proprio in questo periodo il signor Tavecchio e i suoi degni compari hanno fatto uscire questo comunicato, che a mio parere è un po' agghiacciante perché dà al calcio un'ulteriore mazzata oltre a quelle che già da qualche tempo vengono date a questo povero movimento calcistico. Allora, ci sono due punti che secondo me meritano un po' di attenzione. Il secondo sarà oggetto di un altro intervento, ma il primo è questo, ve lo leggo. In deroga all'articolo 40 del regolamento della Lega Dilettanti, il tesseramento, attenzione, il tesseramento di allenatori abilitati dal settore tecnico, quindi gli allenatori col patentino, no? Questa cosa è facoltativa per le società partecipanti ai campionati di prima, seconda categoria e per le squadre partecipanti ai campionati regionali juniores. Questo in poche parole significa che da quest'anno, dalla stagione 2011-2012, non sarà più obbligatorio in prima categoria, in seconda categoria e nei campionati regionali juniores avere un allenatore abilitato, cioè un allenatore con il patentino. In pratica, da questa stagione può sedersi in panchina chiunque. Ci si può sedere il presidente, la moglie del presidente, l'amichetta del presidente, se è un finocchio il moroso del presidente, il figlio, il massaggiatore, il raccattapalle, chiunque può sedersi su una panchina di queste categorie. Io non so cosa ne pensiate voi, ma secondo me questa è una vergogna. A parte il fatto che non credo che ci sia in giro qualche stupido presidente che dia in mano la squadra a un incompetente. Almeno per ora penso che in queste categorie per quest'anno siederanno allenatori abilitati. Però il problema serio è questo, che il principio comunque è stato abbattuto, cioè il cancello è stato aperto, si è fatto entrare. C'è il pollaio, la mandria è entrata, per cui chiunque a questo punto, anche senza abilitazione, può gestire un aspetto importante del mondo del calcio, che è quello della gestione tecnica di una squadra. È una cosa, secondo me, vergognosa. Per ora c'è stato abbastanza silenzio. L'Associazione Italiana Allenatori si è ovviamente pronunciata, ha annunciato battaglia. Adesso noi di Calcio Camuno cercheremo di capire cosa ne pensano i nostri allenatori di questa cosa, anche perché è un provvedimento che va a interessare in modo particolare la loro attività. Voglio ricordare che in Lombardia, nella sola Lombardia, le società interessate da questo provvedimento sono più di 600. Dalla prima categoria alla seconda, mettiamoci dentro anche le juniores regionali A e B, sono praticamente 618 squadre, il che significa un mondo incredibile, un numero esageratamente alto di società che a questo punto vengono messe in balia di gente incompetente. Un aspetto che forse gli allenatori non hanno ancora capito e che forse dovranno per forza capire è che il loro potere contrattuale decade ulteriormente, perché anche se sono allenatori abilitati, il fatto che un presidente possa mettere in panchina anche uno non abilitato mette i poveri allenatori con patentino in condizioni comunque di essere equiparati a dei perfetti incapaci, a dei perfetti sconosciuti, a gente che non ha né arte né parte. Questo è un principio gravissimo e secondo me il mondo del calcio, anche se un calcio di secondo livello come quello dei dilettanti, dovrebbe ribellarsi. Quanto al secondo punto che riguarda il divieto del premio di tesseramento per gli allenatori, che è una cosa estremamente delicata, ci sentiamo una prossima volta. Ciao a tutti.